Opa. Ciao a tutti, buonasera. Io sono molto contento, sono veramente felice di questa iniziativa perché, vabbè, Gilberto Rossi per la Federazione dei Verdi. Per 5 anni in provincia di Milano sono stato l'unico consigliere comunale per i Verdi e abbiamo riportato i Verdi in provincia di Milano con quella che era la città dei comuni, prima con Ade Braga e adesso la città dei territori con Domenico Finiguerra. Quindi mi è piaciuta tantissimo l'introduzione. No, brevissimo, io penso che quello che ha detto prima Carlo, Onorio, tutte parole sagge, infatti piccola parentesi postilla, i nostri potenti mezzi, la tecnologia mi sono permesso di fare il video sulla pagina Verdi Lombardia, Alleanza Verdi Sinistra Lombardia, perché almeno ci ritroviamo noi i nostri video sulla comunicazione, perché qua la postilla era verissima l'esperienza che ha raccontato Onorio della Trattoria, dobbiamo riprenderci la narrazione. Quello che diceva Foucault, l'ordine del discorso, se l'ordine del discorso me lo impongono sempre i fascisti, ci avremo degli argomenti fascisti. Niente, quindi nel nostro territorio, io sono venuto qua perché penso che poi, se lo sono il mio paesino, mi candido per fare il sindaco, lì la lista, era una cosa perché non mi hanno messo nelle europee nel 2014, in 2 settimane facciamo la lista ecologista. Il Partito Democratico dice di votare la Lega per non votare noi ecologisti. Prendo il 16,7% con una ex iscritta che poi è andata impossibile, che ha fatto un'altra lista contro di noi, l'8% perché aveva paura. Morale, entro in consiglio comunale, porto le istituzioni, però le cose concrete. Sabato vi invito a una manifestazione no discarica, tra Casolazzi e Busto Garolfo. Tra l'altro, un piccolo aneddoto, se c'era qualche amico del PD sarebbe stato divertente, perché Pierfrancesco Marani, quando si va a candidare, a fare la sua presentazione della candidatura, dice: noi la regione Lombardia la liberiamo da Busto Garolfo, che è uno dei due comuni su cui c'è il rischio della discarica. Venerdì di Pasqua c'è stata la sentenza contro il ricorso del TAR, ho detto no, l'iniziativa la dobbiamo fare. Bene, penso che se saremo in 10.000 meglio, anche se non viene nessuno, sta già andando bene, perché sostanzialmente stiamo richiamando tutti alle proprie responsabilità, perché in teoria staremmo aspettando ancora i consiglieri Borghetti e Cicchetti che dal 2018 dovevano portarci questo progetto di legge regionale per fermare le discariche. Tra l'altro mi sembra onore, il consigliere regionale te l'avevate portato, ne avevate discusso in consiglio regionale. Siamo ancora qua con questo problema e niente, volevo condividere con voi prima sulla cosa concreta della democrazia e prendete il parallelo tra l'associazionismo e la cosa politica. Basta. Finisco tra 30 secondi, Carlo, che è importante questo, perché mancavamo anche come rappresentanti di lista, non avevamo la presenza. Quando mi dicono come Verdi no, dobbiamo andare in coalizione, in alleanza, perché noi riusciamo a raccogliere le firme, io mi permetto sempre di ricordare. Nel momento che raccogliamo tutta la via, finisco su questo. Ad ascoltare come ti si replica quando questo. Ah, allora questo, la replica rimango, ci mancherebbe. No, però nel concreto era del che bisogna stare nei territori. Va bene, l'invito per non essere lungo era quello. Sabato 15 a Casorezzo in piazza San Giorgio alle 15. Domenica 16 invece siamo a Castellazzo dei Balzi ancora contro la tangenziale, perché poi, questo avrebbe dovuto dire Domenico Finiguerra, no? Perché il territorio è quello, noi dobbiamo stare tra i territori con la gente e soprattutto dobbiamo ascoltarci prima sempre noi, perché io mi trovo con i miei iscritti Verdi che mi portano la narrazione dei leghisti, o mi trovo i Verdi di Milano come l'assessore dei Verdi di Milano che alcuni mi dicono che è peggio di Decorato. Su questo vi saluto e grazie per l'iniziativa, grazie. E dobbiamo farne ancora. Grazie. Dobbiamo terminare stasera per dire...